Benvenuti a Ritratti, vite di scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Questa è una puntata speciale perché la dedicherò ai Premi Nobel 2023. Sì, lo so, arriva un po' in ritardo rispetto all'usuale uscita delle puntate del podcast, però ci sono stati un po' di eventi che mi hanno portato appunto questo ritardo, però per contro sto arrivando a ridosso della settimana da Nobel, cioè la settimana in cui verranno effettivamente consegnati i premi Nobel ai vincitori di quest'anno. In particolare in questo episodio proverò a raccontarvi qualcosa sui premi Nobel per la fisica e per la chimica. Iniziamo con i premi Nobel per la fisica, che in questo 2023 sono andati a Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne Lilière per metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad 8 secondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia. Andiamo quindi a raccontare qualcosa su ciascuno dei vincitori del Nobel per la fisica. Iniziamo con Pierre Agostini, nato a Tunisi nel 1941, il 23 luglio per la precisione. È un fisico sperimentale francese che successivamente si è naturalizzato statunitense. Dopo aver studiato fisica ad Aix-Marseille, dove si è laureato in fisica appunto, ha ottenuto poi il dottorato nel 1968. Successivamente, nel 1969, è diventato ricercatore presso i laboratori CEA. I CEA Saclay a Parigi sono uno dei 9 centri di ricerca che fanno capo alla Commissione francese per lo studio delle energie alternative e dell'energia atomica. Rimase a lavorare presso i CEA Saclay fino al 2002 e in questo periodo lavorò nel laboratorio di Gerard Mainfray e Claude Manus, dove studiarono la ionizzazione multifotonica. In particolare furono i primi a osservare una particolare ionizzazione, detta ionizzazione sopra la soglia, ovvero quando una quantità di fotoni superiore a quella necessaria è in grado di ionizzare un gas in particolare. Osservarono questo fenomeno nel 1979 con lo xeno. Come detto, concluse la sua attività al CEA Saclay nel 2002 quando si spostò negli Stati Uniti per lavorare presso il Brookhaven National Laboratory di New York, ed è qui che si interessò alla fisica dell'atto secondo, diventando uno dei primi a lavorare su questo campo della fisica. Fisica dell'atto secondo che nella pratica venne iniziata proprio dal fisico ungherese Ferenc Krauss, nato il 17 maggio del 1962. Di formazione era un fisico teorico che successivamente passò alla fisica sperimentale. Oltre a lavorare nell'università del suo paese, andò anche in Germania e in particolare a Vienna, in Austria, all'Università Tecnica. Ed è proprio qui nel 2001 che il gruppo di ricerca di Krauss diede il via alla fisica dell'atto secondo, in particolare utilizzando un laser contro i nuclei del neon. E veniamo finalmente ad Anne Lilière, nata il 16 agosto del 1958, una fisica francese svedese. Anche lei, come Krauss, ha una formazione da teorica per poi passare alla fisica sperimentale, però lei ha cercato di unire le sue due formazioni, di fatto riuscendo a realizzare una serie di articoli molto validi in entrambi i campi. In particolare nel campo della fisica dell'atto secondo, il suo gruppo di ricerca riuscì nel 2003 a realizzare il più breve impulso laser della durata di 170 atto secondi. Di fatto uno dei più grandi successi della fisica dell'atto secondo è stata l'osservazione nel 2013 degli orbitali dell'atomo di idrogeno, un atomo di idrogeno eccitato. L'importanza di questa osservazione non è dovuta solo alla dimostrazione dell'efficacia dei metodi dell'atto secondo nell'osservazione e nella rilevazione dei movimenti degli elettroni all'interno dell'atomo, ma anche la verifica in qualche modo diretta che l'interpretazione
dell'equazione di Schrödinger e fondamentalmente corretta. Abbiamo parlato di atto secondi, senza definire l'atto secondo, che è la base dell'atto fisica o la fisica dell'atto secondo. Di fatto è una branca della fisica che va a studiare gli impulsi di luce nella scala dei tempi brevissimi degli atto secondi. Stiamo parlando di 1 per 10 alla meno 18 secondi, cioè uno zero seguito da altri 18 zeri fino all'1. C'è una quantità piccolissima. E andiamo ora al premio Nobel per la chimica 2023, che è stato assegnato a Monji Bawendi, Louis Bruce e Alexei Ekimov o Yekimov per la scoperta e la sintesi dei punti quantici. Un punto quantico o punto quantistico, o detta all'inglese quantum dot, è una nanostruttura che viene creata innestando un semiconduttore all'interno di un altro, in maniera tale che le due bande proibite si trovano una dentro l'altra. Di fatto, ciò che differenzia un metallo da un semiconduttore e da un isolante è il fatto che nel metallo la banda di valenza e la banda di conduzione sono sovrapposte, quindi per un elettrone di valenza è relativamente facile diventare un elettrone di conduzione, mentre per un isolante, così come per un semiconduttore, queste due bande sono separate da quella che appunto viene detta banda proibita. Il punto è che la banda proibita nei semiconduttore è molto più stretta rispetto agli isolanti, quindi con un intervento esterno è possibile, sotto certe condizioni, far sì che il semiconduttore si comporti come un conduttore, mentre sotto altre condizioni che si comporti come un isolante. Un po' come accendere l'interruttore per far passare la luce, più o meno l'idea è la stessa. L'innesto di questi due semiconduttori, quindi la sovrapposizione di queste due bande proibite, crea nella pratica una specie di cubetto di materia, una vera e propria buca di potenziale tridimensionale all'interno della quale sono costretti a muoversi gli elettroni e le lacune, ovvero degli atomi privi di elettroni. I punti quantici hanno diverse applicazioni, per esempio la più nota è quella per qubit all'interno dei computer quantistici. Detto ciò, andiamo a raccontare qualcosa sui tre vincitori del Nobel per la chimica 2023. Iniziamo con Monji Bawendi, chimico statunitense di origine tunisina, nato il 15 marzo del 1961 a Parigi. È professore presso il MIT ed è anche uno dei pionieri della ricerca sui punti quantici. È un figlio d'arte, il padre infatti era un matematico, Mohamed Salah Bawendi, e si trasferì con la sua famiglia quando era bambino dopo aver trascorso i suoi primi anni tra Francia e Tunisia. Di fatto tutto il suo percorso di studi si è sviluppato negli Stati Uniti, in particolare presso l'Università di Harvard, dove ha conseguito prima la laurea, poi il master in chimica e poi successivamente il dottorato in chimica, questa volta presso l'Università di Chicago. È entrato al MIT nel 1990 ed è proprio lì che ha iniziato le sue ricerche sui nanomateriali e in particolare sui punti quantici, il che lo ha portato nel 1993 allo sviluppo delle prime tecniche di produzione dei primi punti quantici. Louis Bruce è un chimico statunitense nato a Cleveland il 10 agosto del 1943, è noto per essere uno degli scopritori dei punti quantici, insieme proprio con Alexei Ekimov o Yekimov, fisico russo nato a San Pietroburgo il 28 febbraio del 1945. La scoperta dei due chimici avviene in maniera indipendente uno dall'altro, in particolare nel 1981 per Ekimov e nel 1982 per Bruce, quando fu il primo a sintetizzarli. Quest'ultimo in particolare all'epoca lavorava ai Bell Laboratories, dove era entrato nel 1973 per poi abbandonarli nel 96 e trasferirsi al Dipartimento di Chimica della Università della Columbia.
Arrivati a questo punto, mi sembra di avervi raccontato un po' tutto e quindi ci salutiamo e vi do appuntamento al prossimo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Saluti a tutti!